Simona Izzo scatena il pandemonio. Attacca Chiara Ferragni e svela il lato oscuro della sua carriera. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Intrighiamo la curiosità del nostro pubblico con le recenti dichiarazioni esplosive di Simona Izzo riguardo a Chiara Ferragni. Il Pandoro Gate potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di una tempesta mediatica che sta per abbattersi sulla famosa imprenditrice digitale. Dopo un Natale fuori dagli schemi e una pausa social, Chiara Ferragni si trova al centro di un ciclone di critiche. Ma cosa ha scatenato l'ira di Simona Izzo? La celebre ospite della Vita in diretta non ha peli sulla lingua e mette sotto accusa la carriera di Chiara, definendola basata sul nulla. Simona Izzo, senza timore di risultare impopolare, ha espresso senza mezzi termini la sua opinione sulla situazione di Ferragni, criticando il suo modo di gestire il Pandoro Gate e andando oltre. La sua sentenza è stata chiara. Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. I dettagli rivelati da Izzo aprono uno squarcio nel mondo apparentemente perfetto di Chiara Ferragni. Simona non risparmia commenti taglienti sulla fortuna costruita dalla madre di Chiara, una figura chiave dietro le quinte che ha contribuito a plasmare la carriera della famosa imprenditrice. Il pandemonio è servito e ora il pubblico si chiede: cosa nasconde davvero la carriera di Chiara Ferragni? La sua immagine potrebbe essere a rischio e le azioni drastiche di contattare avvocati e agenzie di comunicazione sembrano confermare che il terremoto mediatico è in corso. La storia si complica ulteriormente con il tocco di scandalo della multa salata dell'antitrust per pubblicità ingannevole. Ferragni, dopo le scuse pubbliche, ha annunciato una donazione milionaria all'ospedale di Torino. Ma Simona Izzo sembra non essere impressionata. Per lei non sono niente, le carriere fondate sul niente, fondate sull'apparenza. Il sipario si alza sulla guerra mediatica tra Chiara Ferragni e Simona Izzo, lasciando il pubblico con un mare di domande. Cosa ne pensate? Commentate e condividete il vostro punto di vista su questo incredibile capitolo di gossip che sta scuotendo il mondo dei social.